Agrigento, a Villa Bonfiglio, celebrato il 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia innanzi al monumento ai caduti. Mi preme rilevare che si registra un significativo calo nella commissione dei delitti, così come risulta dalla banca dati comune alle forze di polizia. Si assiste alla diminuzione in generale di quasi l'8% sul totale dei delitti, del 6% dei furti e del 24% delle rapine, con un 4% in più delle persone arrestate e di circa 900 persone denunciate almeno soltanto dalla Polizia di Stato. Sul fronte del fenomeno legato alle sostanze stupefacenti, il dato positivo di oltre 3 tonnellate di marijuana sequestrata in estate scorsa nel Levante agrigentino induce a continuare nell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno per la vastità del mercato e della produzione così naturale sul posto. Purtuttavia si sono registrati 5 omicidi, di cui gli ultimi 2 recenti legati ad ambienti malavitosi e mafiosi, sui quali è notevole lo sforzo degli uffici investigativi e siamo certi di fare piena luce su siffatti episodi. È lo slogan che il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, già dall'anno scorso ha voluto imprimere nelle nostre manifestazioni. Sono 3 parole, 2 parole, esserci sempre. Noi tentiamo, ed è una sfida, una scommessa che giornalmente facciamo quando ci alziamo la mattina, indossiamo un uniforme per andare incontro alla città. Quindi vogliamo esserci sempre nel bene e nel male, ci auguriamo nel bene. L'indice delittuoso, devo dire, è migliore rispetto al dato nazionale. Il dato nazionale vale del 4,4%, noi siamo intorno all'8%. Dobbiamo spingere però le coscienze sociali, le coscienze cittadine anche a denunciare qualsiasi fatto ritengano lesivo della loro dignità. Spesso e volentieri noi consentiamo certi comportamenti e pensiamo che denunciarli non sia utile. Il mio invito oggi, che è la nostra festa, nel ricordo dei nostri caduti, dei nostri feriti, di quelli che giornalmente sono per strada in questo momento a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, è quello di invitare tutti a rivolgersi alle forze di polizia, non solo alla Polizia di Stato, oggi celebriamo la nostra festa, ma a tutte le forze di polizia, perché davvero ci siamo, vogliamo essere anche stimolati nella nostra attività quotidiana. Ringrazio i miei uomini in personale in servizio ad Agrigento e in provincia che in tutte le occasioni dà sempre ampia dimostrazione di solidità, di sacrificio e spesso e volentieri ci sono delle attività che non hanno il giusto risalto, perché sono anche umili e sono dignitosi nel avere il riconoscimento che la pacca sulle spalle a volte dal loro questore, io spesso lo faccio con piacere. Gli incomi è il giusto riconoscimento, partiamo dalla medaglia d'argento al valor civile, parliamo delle promozioni del merito straordinario, gli incomi solenni, partono da un'attività di sacrificio in qualche caso della propria vita, di attività investigativa sacrificata, dolorosa e pericolosa, che ha consentito, grazie al supporto all'autorità giudiziaria, il riconoscimento quindi delle idee, degli studi investigativi con ordinanze di custodia cautelare che sono andate a smantellare certi sodalizi criminali mafiosi della provincia di Agrigento. Secondo me è stata una cerimonia molto bella, arricchita dai contributi tutti quanti bellissimi, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica, il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia. Ma molto apprezzato anche l'intervento del signor Questore e questo senso di grande vicinanza a tutte le persone che costituiscono la Polizia di Stato, segnalando in particolare come sia importante, in questo sono totalmente d'accordo, rafforzare sempre di più il legame tra le forze di polizia e la cittadinanza, perché questo è il senso del nostro vivere civile. Quindi una festa molto appropriata e opportuna in un momento come questo. E arrivando ad Agrigento ho trovato una solidarietà e un'apertura alla collaborazione immensa da tutte le componenti delle forze dell'ordine. Il comitato viene riunito ogni qualvolta riteniamo che sia necessario farlo, con risultati che spero non tarderanno a farsi vedere. È stata una bella giornata, secondo me anche rompendo un po' il cliché solito, cioè molto spesso noi vediamo l'istituzione polizia come segno fondante della tenuta del paese, però oggi al di là di questo mi piace come ha impostato il signor Questore, cioè dietro questa istituzione valente, fondamentale per il paese, ci sono tanti uomini, donne con le loro passioni, con il loro progetto di vita, e quindi questo collegare alla gente che è andata in pensione, ai poliziotti che sono andati in pensione, ai poliziotti che nel corso della loro vita hanno avuto delle difficoltà anche di salute, ci restituisce il senso di un'istituzione con un corpo, con un'anima prossima al cittadino.